Inevitabilmente un tuo ricordo di Kurt Hamrin, in particolar modo il legame di tuo padre e poi Gianni Rastignanese. Sai, Kurt è stato un giocatore importante che l'ho allenato per 4 anni, credo. Una bella Fiorentina, quella, una buona Fiorentina, lui era fantastico. Quindi poi è stato un bel rapporto fra i due. Bello perché parlavano non tantissimo, tutti e due è stato un buon rapporto. Sai, lui, penso lui ha fatto 190 gol, 150, fuori che tre dall'area piccola, dall'area di rigore. Gli unici due che ha fatto da fuori li ha fatti a Giuliano Sarti qua, Coppa Italia, Fiorentina Inter, li ha fatti due da fuori a Giuliano e poi era il motivo per prendere in giro Giuliano tutta la vita. Quindi Kurt è morto a 90 anni, è morto da gentiluomo, perché a 90 anni si può morire, non ha sofferto, una bella famiglia, una famiglia unita, anche se Susi è andata a vivere in Svezia, c'è stato, però si sentono, Piero è diciamo, il capo di questi fratelli, che lui sempre gestito il babbo, è sempre stato così, perché Kurt sono 5-6 anni che non sta bene. Finché era arrivato a cominciare, ha avuto da ultimo dei dolori importanti, e lì allora hanno sperato che se ne andasse via, e così è accaduto. Come muoiono i gentiluomini. Ecco, il grande giocatore ma il grande uomo, no? Sottolineavi proprio questo su Kurt Hamrin. È un grande uomo, no? Ormai cos'è la carriera di Kurt? Lui lo prende la Juventus, lo danno al Padova. La Juventus lì ha sbagliato, lui è andato al Padova venne a Firenze per 100.000 euro. Poi si è fatto Milan, Napoli. E chi ancora? Fiorentina, Milan e Napoli. Ma ragazzi, ma lui ha vinto la Coppa dei Campioni a Milano. Lui è stato veramente un giocatore che è nella leggenda. So che dopodomani mi ha detto Piero vengono dei rappresentanti dalla Svezia, perché muore un monumento svedese. Muore un monumento svedese. Cioè, paragonabile a questi grandi nostri giocatori italiani. E lui, ma anche perché fra l'altro io da ragazzino alla Rarinantes, Florenzia, c'era un televisore nel 58, io avevo pochi anni, perché anche io ho avuto pochi anni, e allora vidi la finale Svezia-Brasile, con Kurt numero 7, c'era Gustafsson, c'era Nordahl, c'era Lidholm, Skoglund, me li ricordo tutti, e lui era uno dei migliori, è uno dei migliori che ha lasciato un segno, lui è un'entità svedese, non è una persona. Lui, per il lavoro che ha fatto, è un eroe con titolo e con meriti. Grazie, grazie.